Presidente, è una cosa urgente, questa sera dobbiamo in tutti i modi cercare di fare. Ed abbiamo parlato pure del bilancio. Mi ha detto che è il più presto possibile di approvare uno schema di bilancio, se è nelle condizioni di poterci presentare uno schema di bilancio che rispetti il patto di stabilità. Mi ha detto che lei tenterà di farlo. Io onestamente devo dire che ho i miei dubbi, perché se le cifre sono quelle che mi sono state date da parte del dottore Visconti a Loga, credo che sarà un pochettino difficile di uscire. In ogni caso noi abbiamo il potere di eventualmente dare al commissario uno strumento per poter operare, anche se vi devo dire che è uno strumento dato nel mese di ottobre, dopo il 10-12 delle persone che sono spese, dico è andare a trovare un bilancio del mese di ottobre e andare a fare un assestamento di bilancio nel mese di novembre. Dico significa andare a programmare un mese, se c'è la possibilità di programmare. Un'altra cosa è la ragione l'avvocato migliore che sottolinea che in queste circostanze lo sottolineiamo pure. Signori miei, vedere un consiglio comunale dove i buoni sono andati via e non guardano consigli, e i cattivi sono rimasti in consiglio comunale. Quando il sottoscritto dal 1 gennaio al 22 di agosto ha convocato 18 consigli comunali e su 18 consigli comunali gente come il consigliere Giulibetto, mi dispiace per il lavoro che per 15 volte non si presenta il consiglio comunale e l'ho dovuto diffidare due volte per venire in consiglio comunale o dare una giustificazione, un motivo per cui non veniva in consiglio comunale. E questi sono i buoni, noi siamo i cattivi. Posso accettare anche questo. Certo, una cosa è certo, che siamo persone responsabili e la responsabilità ci porta a questo, di cercare di tenere, appunto perché siamo stati eletti dal popolo, di rispondere ognuno di noi al proprio elettorato e ai cittadini. Udo questo problema che è stato ovviamente tutto a punto. Però Presidente, non possiamo soltanto essere, non metto tra virgolette, autopreferenziali, siamo cattivi, siamo buoni a secondo. Cioè noi se dobbiamo rimanere in questo consiglio dobbiamo fare atti. Attivi potrebbero. No, dico per carità, sono perfettamente che, però lo dico a tutti, per dico a me stesso, cioè nel senso che ad esempio c'è un problema che è quello degli studenti. Almeno la dottoressa Alberto non mi dia la notizia buona che regolamenti sono stati fatti. Quindi ovviamente noi possiamo fare tutte le teorie che vogliamo, possiamo fare. Io ho veramente una notizia, siccome mi è stato detto da parte della giustizia in bus che due fatture non sono state pagate l'anno passato, quantomeno andare a pagare una, non tutte e due, ma quantomeno una fattura in modo da poterci dare lavoramento anche per 15 giorni in attesa che venga approvato il piano. Allora, Presidente, siccome scusami Franco, so che 17.000 euro ci sono per poter andare a coprire una fattura, credo che se il comune, i funzionari possono pagare una fattura e contemporaneamente farci dare, perché signore è con la responsabilità questa. Andare una parte di famiglia con due figli che fanno la scuola sull'Emma, le superiori, e cosa significa una famiglia andare a pagare? Però andate di ritorno, credo che
questo fatto che oramai il diritto allo studio oramai venga legato da questo attuale governo e anche da quello regionale, non dico soltanto quello nazionale, ma anche quello regionale. Non ci sono dubbi, cioè sul fatto che il diritto allo studio venga negato non ci sono dubbi. Perché? Perché se si pensa di poter risanare le finanze dello Stato o della Regione, cioè togliendo ai poveri, lasciando tutto ciò che hanno ai ricchi, è una cosa che il sottoscritto non condivide, lo dichiaro come Rifondazione, lo dichiaro come Franco Labarbera. Quindi non c'è dubbio che se noi vogliamo allora invertire la rotta, questo Consiglio Comunale deve fare atti concreti che consentano alle famiglie piemontesi di poter mandare i propri figli a scuola. E siccome, come giustamente qualche papà, e qua ce ne siamo molti, sappiamo esattamente cosa significa, soprattutto per quelli che hanno o soltanto una pensione o un solo stipendio di operaio o di impiegato, o che addirittura non hanno neanche questo, perché io come medico, bene o male, diciamo che me lo posso cavare pur facendo sacrifici, allora è chiaro che questa faccenda è una faccenda seria, serissima. Il sottoscritto, Presidente, tiene a precisare, perché rimanga anche nei miei verbali, che nel contesto delle quattro terre, c'è una collega che appunto può anche dire, ho presentato un emendamento che è stato votato all'unanimità, che deviava 65.000 euro circa, d'accordo, sottratti alle feste che il sindaco di Piana avrebbe invece voluto fare, e qualche altro sindaco, quindi abbiamo tirato questi soldi, c'è tutto il Consiglio delle Quattro Terre, all'unanimità ha votato il mio emendamento che consente di avere 65.000 euro circa a disposizione, perché unitamente ad eventuali risorse che si trovino nelle casse dei quattro comuni possano essere utilizzati per gli abbonamenti per l'università. Quindi dal suo punto di vista io voglio ricordare Maurizio Minore, che anche se non lo può dire pubblicamente, lui è uno di quelli che aveva fatto queste cose e bisogna dargli atto. Quindi è una cosa che noi nel nostro per correttezza, quello fu emendamento Scipilone, che proveniva dal gruppo di maggioranza, per correttezza. Si riferisce agli abbonamenti universitari. Il Consiglio ha approvato, il Consiglio. E io ho onorato. E qua è onorato. È stato l'emendamento presentato dal gruppo di maggioranza, allora è seduto da Giorgio Scichilone.